farti mandare da Gattuso a riscaldarti. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. Tu digli a Bakayokoso che sono geloso e se lo rivedo gli spaccherò il muso. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno! Allora, sapete benissimo che il mio è un canale di intrattenimento e non di informazione, però, oggi mi tocca affrontare un argomento serio. Mi tocca affrontare l'argomento Bakayokoso, detto Erbaschettaro o il buttafuori di Milano, perché ci sono troppe cose che non mi piacciono che stanno succedendo, quindi adesso ne andiamo a parlare con calma. Allora, partiamo dai fatti, perché i fatti hanno sempre ragione, ricordatevelo. Qualunque sia la vostra opinione su qualunque cosa, confrontatela sempre con i fatti, perché così tornate nella realtà. Ci sono alcuni miei amici che conosco benissimo che invece vivono nei loro pensieri e non si confrontano mai con la realtà, e quindi poi è inutile parlarci perché tanto vivono in un mondo fantasioso. Partendo dai fatti, cosa è successo ieri? Bakayoko in panchina, Biglia si è fatto male, Gattuso chiede a Bakayoko di scaldarsi, Bakayoko ha iniziato il riscaldamento in maniera molto lenta, si è messo i parastinchi, si è alzato, un po' lentino, e Gattuso, siccome lui ha un carattere sanguigno, gli ha detto: senti, fai una roba, rimani seduto, faccio entrare José Mauri, che tra l'altro ha fatto anche una buona partita. Questi sono i fa, e Bakayokoso, dopo che Gattuso è andato faccia a faccia con lui, l'ha mandato gentilmente a quel paese, anche meno gentilmente. Questi sono i fatti, quindi tutti quelli che dicono Bakayoko non voleva entrare, non è vero, non si è mai rifiutato di entrare. Quelli che dicono che Bakayoko ha insultato Gattuso, è vero, ma è Gattuso che è andato da Bakayoko, perché Bakayoko, quando gli ha detto no, lascia stare, entra José Mauri, José Mauri si è rimesso seduto zitto, non è andato da Gattuso lui, è Gattuso che è andato da lui. Quindi questo ci tengo a precisarlo. Questi sono i fatti, ok? Adesso vi dico la mia opinione, che può essere opinabile o meno. Intanto non mi piace assolutamente quando manipolano le persone. Cioè, fino a ieri Bakayoko era l'idolo della curva, lotta per il dia. A me, sapete che non mi ha mai fatto impazzire Bakayoko, io lo chiamo il baschettaro, per me il calcio è un'altra cosa, e sono anche convinto che senza Gattuso, senza questo modulo che a me non piace di Gattuso, Bakayoko al Milan non serve assolutamente, perché voglio vedere con altri allenatori, con altri moduli. Abbiamo visto che togliendolo da lì, anche se gli fai fare la mezzala, non serve. Quindi partiamo da questo presupposto. Detto questo, non mi piace tutta questa parte mediatica che sta venendo fuori adesso, semplicemente perché non verrà riscattato. Cioè, l'unico motivo per cui sta uscendo tutto sto casino, cioè fino ad oggi non è successo niente, fino a 10 giorni fa, da 10 giorni ce le ha tutte lui, ce le ha tutte lui. Arriva in ritardo, la maglia di Acerbi, e la lite con Gattuso, e la macchina senza benzina. Cioè, ragazzi, allora tutto insieme, arriva tutto su Bakayokoso. Secondo me c'è una parte di verità, una parte anche colpa sua, una grandissima parte mediatica, perché noi ragazzi mediaticamente siamo zero, politicamente siamo zero, sia in campo che fuori dal campo, e adesso ne parliamo. E c'è anche un'altra parte, secondo me, della società che spinge affinché, tanto non lo riscatteranno, anche perché costa 35 milioni più 6 di ingaggio, se non 6 e mezzo,
Quindi la società non ha nessuna intenzione di riscattarlo a quelle cifre. Siccome era l'idolo della curva, non possono non riscattarlo, se no la curva si agita. Allora cosa fanno? Fanno tutta questa operazione di manipolazione mediatica affinché dopo, se non lo riscatta, oggi tutti quelli che fino a ieri cantavano Bakayoko non si tocca, oggi sono tutti d'accordo che se ne può andare al Chelsea. Chissà perché, chissà perché, chissà perché. Quindi a me tutte queste manipolazioni mediatiche non piacciono assolutamente. Detto questo, lui è un cretino. Perché? Uno, la parte di verità c'è, cioè il fatto che è arrivato in ritardo, la benza, il fatto che ieri comunque ha mandato a cagare Gattuso. Però ieri non gli do grandissime colpe a Bakayoko, perché ci sono alcuni giocatori, alcune persone proprio di carattere diverso. Cioè io sono uno di quelli col veleno addosso, tipo Cutrone, tipo Gattuso, eccetera. Cioè a me, se sono io in campo, appena penso anche solamente che si può essere fatto male Biglia, so che io sono il sostituto, già mi sto scaldando senza che neanche l'allenatore me l'ha detto. Già mi vado a scaldare, anche per fargli capire all'allenatore che io sono pronto, voglio entrare, voglio giocare. Ma questo è carattere, io sono così. Io mi scaldavo anche quando non c'era la possibilità del cambio, solo per mettere pressione all'allenatore che voleva entrare, perché stavo stato quasi mai in panchina, veramente poco. Quindi quelle poche volte non vedevo l'ora di entrare. A volte mi andavo a scaldare semplicemente perché volevo far capire all'allenatore: oh, va che io voglio giocare, sono pronto, voglio giocare. Ci sono però altri giocatori come Seedorf, come Bakayoko, come tanti altri, che invece non hanno questo carattere, questa mentalità. Ok? Perché ho detto Seedorf? Per farvi capire che anche grandi campioni, quindi non è solo questione di essere bravi o scarsi, è proprio carattere, che quindi se la prendono con calma. Sembra quasi che sono un po' svampiti, no? Vivono nel loro mondo, cioè non capiscono, secondo me, che devono ogni tanto darsi una mossa. Quindi lui si è alzato per scaldarsi, non con l'imminenza di uno che deve entrare subito, che secondo me non l'ha nemmeno capito quello là che doveva entrare subito. Quello pensava, secondo me, che doveva scaldarsi e poi non si sa se entrava, se non entrava, anzi probabilmente non entrava perché curavano Biglia e si doveva risedere. Quindi lui si è alzato con quello spirito, con lo spirito di uno che sì, vabbè, boh, mi vado a scaldare, metto il parastinco, mi alzo, che poi se voi guardate le immagini, e io l'ho vista in diretta, sono passati 2 minuti, non è che sono passati 18 minuti, cioè si è alzato, si è messo i parastinchi con calma, non è che ci ha messo un'ora, si è messo i parastinchi, ok, si è messo i parastinchi e poi si è messo la pettorina e si è andato a scaldare. Non è che ci ha messo 20 minuti, ci ha messo quei 3 minuti. Gattuso però, che è un altro sanguigno come me, non gli sono bastati manco quei 3 minuti. Aveva già deciso, quando Bakayoko lo manda a cagare, aveva già deciso per il cambio di José Mauri. Dopo che tra l'altro ha deciso, Bakayoko non gli ha detto niente. Non è che, cioè io, ragazzi, ma se sono in panchina, mi dici scaldati, mi alzo, mi vado a scaldare, poi mi dici no, non entri più tu, entra lui. Cioè come minimo vado dall'allenatore e dico scusa, ma sei stato annullato, ammazzati pure te, minimo vado dal mister e gli dico scusa, ma cosa stai facendo, sono pronto, perché non mi devi fare entrare? Detto in maniera proprio soft, ovviamente non penso che userei queste parole così soft, però perché io sono un sanguigno come vi ho detto, però nella migliore delle ipotesi gli direi così. Lui invece no, proprio per farvi capire anche il carattere diverso. Lui si è messo seduto, zitto, là seduto. Non contento, Gattuso è andato da Bakayoko e gli ha detto qualcosa di aggressivo, facendo anche con la testa così, ci vuole la testa, non so se gli ha detto ci vuole la testa, gli ha detto ci vuole testa per giocare, sei un pirla, sei un cretino, non lo so cosa gli ha detto. Bakayoko ha dichiarato comunque che ha detto cose
Vabbè, vediamo se ce la facciamo, eh. Gli ha detto cose che non si aspettava, quindi non si sa che cosa gli ha detto. E poi lui ha sbagliato nel rispondere a tono, a tono. E quindi poi ovviamente si è bruciato. Da qui, da come vi ho spiegato io la situazione, a farne un caso mediatico, stiamo calmi, perché tanto non ne abbiamo nessuna utilità di farne un caso mediatico. Anzi, ci serve il baschettaro per giocare proprio domenica con la Fiorentina, perché abbiamo Çalhanoğlu che è uscito per infortunio, non si sa come sta, come non sta. Biglia si è fatto male, Paquetá è squalificato, quindi a noi ci può servire Bakayoko. Se avesse mancato di rispetto, se avesse mancato di rispetto, per me poteva stare pure in tribuna, giocavamo con uno della primavera. Ma per come sono andati i fatti, a me non mi sembra che abbia fatto queste cose gravi. Poi che venga o meno riscattato, per me può rimanersene al Chelsea, che non me ne frega proprio niente. La cosa che a me interessa è che quei 35 milioni di Bakayoko vengano investiti per un altro Paquetá, perché tu Paquetá l'hai pagato quella cifra lì. Quindi se tu non riscatti Bakayoko e mi prendi, non lo so, si parlava di Everton, si parlava di altri tipo Paquetá, che fa crescere i fiori nel campo, allora va tutto bene. Ma se tu non mi riscatti Bakayoko per prendermi un Duncan, un Sensi o roba del genere, impazzisco. Ma non per Bakayoko, impazzisco perché il Milan deve investire. Già sto sentendo, quasi sicuro, ormai sicuro, Conte all'Inter, Godin oggi dovrebbe ufficializzare. Oh, noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare a guardare? Eh? Dobbiamo stare a guardare? Quindi, chiuso il discorso lite Bakayoko, che poi, come vi ho sempre detto, che andiamo o non andiamo in Champions è la stessa identica cosa. Non pensate se andiamo in Champions che comprano di più. Ma io ho chiesto una cosa sola, anzi due, una e mezza. Un allenatore e in base a quello un giocatore, uno, ne voglio uno buono. In base ovviamente al giocatore. Io avevo detto un esterno, però bisogna anche vedere che tipo di allenatore prendiamo. Quindi potrebbe servire un esterno, potrebbe servire qualcos'altro. Quindi prima cosa un allenatore top, prima cosa. Seconda cosa, almeno un giocatore, fai vendi, compra, vendi, fai un po' quel che te pare, però almeno uno buono me lo devi prendere, ok? Quindi questo è il discorso Bakayoko. Fatemi sapere cosa ne pensate, chi vuole mi trova anche su Instagram, lo zoccolo duro 2017, mi interessa la vostra opinione, perché non voglio che si alzi adesso un caso mediatico che farebbe solo il male del Milan, e infatti tutti i tifosi delle altre squadre sperano questo, che stanno già aizzando sta lite di qua di là. Non c'è niente da aizzare, non c'è proprio niente da aizzare. Come ha detto Gennarino, ste cose ce le vediamo nello spogliatoio e finisce lì. Attenzione che mi stava volando il telefono. Ci siamo? Ci siamo. Era volato il telefono, ha fatto una capriolet. Quindi ragazzi, vi saluti, ci vediamo come sempre alla prossima, iscrivetevi, mettete un bel like e fate i bravi. Ciao!